Padre Pio. Dalla Sala San Francesco del convento di San Giovanni Rotondo, qui Padre Pio spesso attraversava questa sala tra due ali di fedeli, di pellegrini, di devoti che attendevano quel momento per un saluto, un sorriso, una benedizione, per consegnare un pensiero, una lettera. Padre Marcellino Iasenzarino, assistente di Padre Pio per diversi mesi nel 1965, ha riportato un fatto particolare che riguardava proprio lui e la sua famiglia. Infatti un giorno i suoi nipoti gli comunicarono che la sorella era gravemente ammalata. Comunicò la notizia a Padre Pio chiedendogli preghiere, in particolar modo esprimendo anche un desiderio di andarla a trovare, e Padre Pio rispose: vai e torna presto. Giunto però dalla sorella la trovò in gravi condizioni, le amministrò così il sacramento dell'unzione degli infermi e dopo 3 giorni tornò qui a San Giovanni Rotondo da Padre Pio, dove gli raccontò quello che stava accadendo, in modo particolare per lui le ultime ore di vita, gli ultimi giorni di vita della sorella. Un bel giorno invece arrivò una lettera dalla nipote: caro zio, la mamma sta bene, ha sognato la notte scorsa Padre Pio, il quale le ha appoggiato la mano sullo stomaco e le ha dato una medicina. Da allora è guarita. Padre Marcellino, allora stupefatto, leggendo questa lettera, immediatamente corse nella cella di Padre Pio e Padre Pio, mentre gli raccontava tutto questo fatto, sornione, sorrideva e non rispondeva. Allora a un certo punto chiese: ma padre, ma come avete fatto? Perché alla fine poi Padre Marcellino aveva capito: non conoscete neanche l'indirizzo. E Padre Pio disse: è che ho bisogno dell'indirizzo.